Dagli Appennini alle Alpi, una squadra è al lavoro per salvare un animale in pericolo. Sono biologi, ecologi, genetisti, guardaparco, che hanno a cuore la sorte di una piccola creatura a 10 zampe che vive nei torrenti e nei ruscelli. Il gambero di fiume. Molti ne ignorano perfino l'esistenza, ma in realtà è un animale importante e ormai sempre più raro ed è uno dei più sensibili termometri della salute ambientale dei corsi d'acqua. La nostra storia ha inizio in una giornata d'autunno, quando nel bosco ingialliscono le prime foglie e le ombre della sera non tardano ad arrivare. Questo è il momento adatto per cercare le femmine e i maschi da destinare ai centri di riproduzione, realizzati in diverse località nell'ambito del progetto LIFE08 NAT/IT/000352 CRAINat, promosso dall'Unione Europea per conservare questa specie che è in pericolo in tutto il continente. Come tutti gli animali selvatici, i gamberi sono creature elusive, per la cui cattura è necessario ingegnarsi un poco. Bisogna infatti utilizzare delle esche in grado di colpire l'olfatto dei gamberi anche a metri di distanza e posizionare le nasse in luoghi ben precisi, dove il fondale e le rive sono ricche dei rifugi abitualmente frequentati da questi animali. I piccoli corsi d'acqua nel cuore dell'Appennino, in Abruzzo e in Molise, erano un tempo la riserva di pesca degli abitanti della zona, che venivano qui a procurarsi gli ambiti gamberi di fiume. Oggi la specie è protetta e le catture possono essere autorizzate solo per finalità di studio e di conservazione. Le più ricche popolazioni di gambero di fiume si trovano in aree protette da parchi e riserve, come avviene alle sorgenti del fiume Volturno, in provincia di Isernia, una zona splendida e dalle acque ancora pure e ricche di vita, dove è in funzione un centro di allevamento per i gamberi. Un'altra zona sorgente è rappresentata dalla riserva naturale regionale Cascate del Verde, un territorio selvaggio rivestito da un manto di faggi, abeti e aceri. Questa e altre località si trovano all'interno di zone di tale pregio ambientale da essere definite siti di interesse comunitario dalla Commissione europea. I gamberi si muovono soprattutto di notte, quando con il favore delle tenebre escono dai loro rifugi per andare alla ricerca del cibo. Qualche volta escono anche in superficie. Le camere branchiali conservano l'acqua necessaria per far funzionare le branchie anche all'atmosfera. Il loro colore ben si intona con il fondale dei torrenti nei quali vivono, mimetizzandoli alla perfezione. Se stanno fermi, diventano invisibili. I loro principali predatori naturali sono le trote e altri pesci carnivori, uccelli acquatici quali aironi e cormorani e qualche mammifero abile pescatore. Il gambero di fiume è uno dei rappresentanti della classe dei crostacei, animali muniti di un robusto scheletro esterno, chiamato esoscheletro, di 10 zampe articolate e imparentati per questo e per altri caratteri con molti altri invertebrati che costituiscono il grande raggruppamento degli artropodi, che da solo raccoglie più del 90% di tutte le specie animali del pianeta. Mentre tutti conoscono i principali crostacei marini, pochi sanno dell'esistenza di questo gambero d'acqua dolce, scientificamente noto come Austropotamobius pallipes, che può misurare più di 12 cm di lunghezza. Le sue zampe anteriori sono trasformate in robuste chele che funzionano come pinze per stringere e trattenere il cibo, costituito da piccoli animali e sostanze vegetali, e all'occorrenza per infliggere dolorose pinzature a qualche predatore. Il capo ha occhi dotati di una buona vista, soprattutto di notte, e di appendici sensibili che servono per percepire stimoli tattili e olfattivi. Maschio e femmina sono simili, con qualche leggera differenza. Il maschio ha chele più robuste e presenta sotto l'addome i gonopodi, specifiche appendici copulatorie che utilizza durante l'accoppiamento. La femmina ha l'addome più largo per accogliere le uova. I gamberi possono superare i 12 anni di età, crescono per tutta la vita e poiché il loro esoscheletro è rigido, devono sostituirlo periodicamente per aumentare di dimensioni. Si liberano del vecchio involucro, chiamato esuvia, per consentire al loro corpo, molle e delicato, di espandersi formando subito una nuova e più ampia corazza. Per questo i gamberi hanno bisogno di grandi quantità di calcio. È un elemento così essenziale per la loro sopravvivenza che lo accumulano in piccoli granelli chiamati gastroliti che servono da magazzino del calcio proprio nei momenti della muta. Nei centri riproduttivi e di allevamento dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, a Prabione di Tignale e a Primalpe di Canzo in Lombardia, le esuvie dei gamberi sono accuratamente conservate e studiate proprio per valutare le condizioni di salute degli animali e l'eventuale effetto limitante del calcio sul loro accrescimento. A Rocca di Mezzo, uno dei centri operativi in Abruzzo, sotto le lenti del microscopio finisce un gambero con minuscoli organismi sullo scheletro. Sono anellidi, ma non rappresentano una minaccia per questi animali. I problemi sono ben altri, ma ormai è tempo di andare a recuperare le nasse nella speranza che abbiano funzionato. Un gambero è finito la scorsa notte in una delle nasse messe in pochi centimetri d'acqua. È una femmina con il suo grappolo di uova sotto l'addome. Le femmine hanno deposto le uova in autunno e da allora le trasportano attaccate al loro addome. Per mesi e mesi, superando tutta la stagione invernale, le femmine vivono nei ruscelli e nei torrenti in attesa che le uova maturino e finalmente possano schiudere e dare alla luce i piccoli gamberi. I preziosi riproduttori sono trasportati con molta attenzione nei centri CRAINat per favorire la nascita di piccoli gamberi in condizioni di sicurezza, in vasche apposite alimentate con acqua fresca e pulita ricca di ossigeno, dove nessun predatore possa insidiare l'oro e la covata. Uno dei centri CRAINat si trova ad Arsita, sul fiume Fino, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Le vasche, alimentate con l'acqua del torrente, accolgono coppe di terracotta e mattoni forati che simulano i rifugi naturali. Nei centri, dopo l'estruzione delle uova, le mamme gambero hanno ancora davanti a sé qualche settimana prima della schiusa, che avverrà in apposite nursery, vere e proprie sale parto. In ogni contenitore va una sola femmina. Le cassette sono forate, in modo che pochi giorni dopo la schiusa i piccoli possano cadere attraverso i fori in uno spazio dove ci saranno solo i loro coetanei, senza adulti, per evitare fenomeni di cannibalismo. I gamberi hanno cure parentali sviluppate, ma una volta iniziata la loro vita indipendente, i piccoli dovranno guardarsi da tutto e da tutti, compresi gli adulti della specie. Austropotamobius pallipes è un animale diffuso in buona parte dell'Europa, ma le popolazioni che abitano l'Italia potrebbero appartenere a una specie esclusiva della penisola, come stanno dimostrando le ricerche portate avanti dal gruppo di lavoro CRAINat in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale. Nei laboratori dell'Istituto di Ricerca Mario Negri Sud, alle porte di Chieti, l'equipe del biologo Tommaso Pagliani è al lavoro per ricostruire l'identikit genetico del gambero di fiume italiano. Questi studi di caratterizzazione genetica hanno permesso di evidenziare in tutto il territorio del progetto CRAINat, quindi Regione Lombardia e Regioni Centrali, la presenza di gruppi tassonomici diversi ed esclusivi per l'Italia, potendo dimostrare che il Austropotamobius pallipes è un complesso, è un complex, e che soprattutto abbiamo una tipicità, delle particolarità genetiche uniche. Italico o dai piedi pallidi, della Carinzia o meridionale, il gambero di fiume europeo è comunque incluso nella direttiva Habitat, che elenca i sorvegliati speciali, cioè gli animali minacciati, il cui status viene continuamente verificato. La scomparsa dei gamberi da un corso d'acqua è un problema serio, che interessa anche la salute degli esseri umani, poiché questi animali possono vivere solo in acque pure e incontaminate. Se dovessero scomparire, suonerebbe un campanello di allarme che sarebbe da stolti non ascoltare. Gli ultimi rifugi dei gamberi di fiume italiani sono in collina e in montagna, in ruscelli spesso di piccole dimensioni. Scorrono in ambienti diversi, su substrati geologici differenti, ma hanno un elemento in comune: acque fresche, pulite, ossigenate. Le stesse solitamente frequentate dalle popolazioni autoctone di trote. Il gambero di fiume è come una sonda, un misuratore del pH e dell'ossigeno disciolto, degli inquinanti e degli oligoelementi presenti nell'acqua. Gli stessi parametri chimico-fisici registrati dai ricercatori del progetto condizionano la vita dei gamberi. Questi torrenti sono molto ricchi di forme di vita. Alcune, come le salamandrine dagli occhiali, si mostrano agli occhi dei ricercatori solo per un brevissimo periodo, quando raggiungono l'acqua per riprodursi. Per 360 giorni l'anno vivono nascoste nel bosco, poi per meno di una settimana si precipitano in massa in piccole pozze per deporre le uova. A differenza dei gamberi, però, le salamandrine abbandonano le uova al loro destino e, terminata la deposizione, si allontanano dall'acqua per nascondersi nel sottobosco. Gran parte delle aree sorgenti si trovano in parchi e riserve, oggetto di attento controllo da parte delle squadre antibracconaggio CRAINat e degli enti preposti alla sorveglianza ambientale. Una delle zone ancora ricche di gamberi è il parco regionale del Sirente-Velino, con il vasto altipiano delle Rocche, dove la sorveglianza è effettuata con particolare impegno dai guardaparco. Nei parchi nazionali è invece il Corpo Forestale dello Stato, con i suoi uomini e i suoi mezzi, a vigilare sulla vita selvatica e sull'ambiente. La pesca di frodo non è scomparsa del tutto e ancora oggi continua a depauperare le ultime popolazioni di gambero. E poi c'è sempre l'eventualità che qualcuno scarichi sostanze tossiche e inquinanti nei corsi d'acqua o li utilizzi come discarica. Insomma, la vigilanza non è mai troppa. Diversi mesi dopo la deposizione, le uova schiudono. I piccoli gamberi, 2 o 3 giorni dopo la schiusa, lasciano la madre e affrontano la vita libera, piena di rischi. Ma per fortuna questa volta sono nelle vasche dei centri di riproduzione, all'interno degli stabilimenti o all'esterno, come nei centri lombardi di Tignale e Primalpe di Canzo, che sperimentano un sistema di allevamento all'aperto che potrebbe essere poi impiegato anche nel resto del territorio. I piccoli gamberi, alla fine dell'estate, quando avranno raggiunto le dimensioni di 2-3 cm, saranno seminati, cioè liberati, in una serie di aree ritenute ottimali, protette all'interno di siti di importanza comunitaria, SIC CRAINat, per ricostituire le popolazioni scomparse o depauperate. Fino agli anni 70 del secolo scorso, il gambero autoctono era una specie molto frequente nei corsi d'acqua italiani, dalla montagna fino al fondovalle. Purtroppo negli ultimi anni la specie è andata rarefacendosi a causa di tre fattori principali, gli stessi che stanno agendo nel resto dell'Europa. Il primo e forse il più grave fattore che ha inciso sulla consistenza delle popolazioni di gambero è stata la pesca indiscriminata, soprattutto ai danni delle femmine con le uova. In alcune zone facilmente accessibili, vicine ai centri abitati, così è stato facile cancellare la presenza dei gamberi. Oggi i gamberi sono presenti in meno del 10% delle zone un tempo abitate e fortunatamente sono protetti. Il secondo fondamentale fattore che ha messo in crisi questa specie è l'alterazione degli habitat. Molti piccoli corsi d'acqua sono diventati fogne a cielo aperto, accolgono in modo del tutto illegale scarichi urbani e industriali, acque reflue di impianti di depurazione, percolato da zone agricole dove si utilizzano fertilizzanti e pesticidi. La vita acquatica scompare, a partire dalle specie più delicate, le stesse che gli ecologi considerano indicatori di qualità, come appunto il gambero, i tricotteri, le libellule. Il problema si acuisce in estate, quando i ruscelli e i torrenti affrontano il periodo più difficile dell'anno. L'acqua scarseggia, anche perché spesso captata dagli uomini in modo massiccio, a volte senza un'utilità effettiva. Sottrarre l'acqua completamente a un ruscello significa condannare a morte l'ecosistema. Basterebbe fare in modo che un rigagnolo potesse scorrere anche in piena estate, un flusso minimo vitale che i ricercatori CRAINat cercano di stabilire. E il terzo fattore di estinzione inizia da un gesto semplice e folle, il rilascio voluto o accidentale di un gambero esotico, di quelli allevati nelle vasche degli stabilimenti ittici. Il gambero americano o della Louisiana, con il gambero d'acqua dolce europeo, ha in comune una lontana parentela, poiché anch'esso appartiene all'ordine dei decapodi nella classe dei crostacei e ha una superficiale rassomiglianza, ma poi gli elementi in comune si fermano qui. Il gambero americano prospera anche in acque sporche e inquinate, calde, prive di ossigeno, perfino salmastre. Mangia tutto quello che trova, pesci, rane, insetti e gamberi europei, come molte altre specie aliene che hanno invaso i fiumi e i laghi italiani. Le specie aliene sono quelle esotiche che non appartengono alla fauna locale e sono state volontariamente o accidentalmente immesse dall'uomo. Fra queste la nutria, le testuggini d'acqua americane e molte specie di pesci che stanno portando all'estinzione le specie indigene. Gli animali alieni, infatti, spesso non hanno predatori e altri meccanismi naturali di controllo e quindi sottraggono spazio, cibo alle specie autoctone e a volte le predano. Ma oltre a tutto ciò, il gambero americano rappresenta una minaccia ancora più seria perché è portatore di una terribile malattia. Si tratta di un microscopico fungo, l'Aphanomices astaci, che provoca la rapida morte dei gamberi contaminati dalla micosi. La peste del gambero, questo è il nome della patologia mortale, è ad oggi causa della scomparsa di molte popolazioni di gambero di fiume. Sì, ma quattro, ma porti buono, buono da paura. Guarda che bestia. I ricercatori dell'Università di Pavia, in collaborazione con l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, in alcune località campione della Lombardia stanno facendo di tutto per arrestare l'invasore d'oltreoceano. Il lago di Ganna, in provincia di Varese, sotto un'apparenza placida e una lussureggiante vegetazione acquatica, nasconde un dramma: l'invasione da parte dei gamberi della Louisiana, chiamati anche gamberi killer, per quanto sono dannosi per la fauna autoctona. Sono state messe delle nasse, pensando di catturare solo qualche esemplare di invasore alieno, che sarebbe stato studiato con attenzione per capire i suoi punti deboli. Invece, dopo poche ore, le nasse erano già piene di gamberi della Louisiana. La situazione è molto peggiore di quanto si immaginasse. I gamberi killer hanno distrutto i piccoli pesci del lago e adesso si accingono a cancellare ogni altra forma di vita. La conservazione delle ultime popolazioni di gamberi italiani presuppone la creazione di zone di sicurezza ambientale e il ripristino della naturalità dei corsi d'acqua. A San Pietro ad Oratorium, sul fiume Tirino, in Abruzzo, grazie anche alla collaborazione di alcuni privati che hanno messo a disposizione i loro terreni, è stata ricreata una vera e propria riserva naturale, sfruttando le acque ossigenate e pure della sorgente, per costituire una no-killer crayfish zone, una sorta di area off-limits dove siano seminati solo gamberi italiani. Il ripopolamento ha avuto successo e i gamberi hanno preso possesso degli innumerevoli rifugi artificiali nascosti fra la vegetazione. L'esperienza deve essere estesa a tutte le aree situate all'interno dei parchi e delle riserve, dove sia possibile garantire l'assenza di inquinamento, di gamberi americani o turchi e della pesca di frodo. È come distribuire un patrimonio in una serie di caveau o cassette di sicurezza. Più caveau ci sono, maggiori sono le probabilità di salvare qualcosa. Educare piccoli e grandi al rispetto della natura e dell'ambiente, a partire da questo piccolo e sconosciuto inquilino dei torrenti, non è facile, ma i ricercatori del LIFE08 NAT/IT/000352 CRAINat hanno accettato la sfida e hanno trasformato il gambero di fiume in un animaletto molto interessante. All'interno del progetto abbiamo ritenuto fondamentale trasferire le conoscenze sulla biologia, l'ecologia del gambero anche alle nuove generazioni, per questo che si sono svolte diverse giornate di attività di educazione ambientale presso il centro di riproduzione e anche lunghi corsi d'acqua interessati dalla presenza della specie. L'autunno avanza, i cervi iniziano a bramire. La semina dei piccoli è la fase culminante del progetto, il momento in cui si affidano di nuovo i piccoli gamberi alle sorti dell'equilibrio naturale, fatto anche di nemici e predatori di ogni tipo. L'operazione viene svolta con grande delicatezza, in luoghi tranquilli, protetti. Passerà un anno almeno prima di sapere se i piccoli sono riusciti a sopravvivere e a crescere. Verranno l'inverno, la primavera, l'estate e tornerà di nuovo l'autunno e con esso, esattamente un anno dopo, il momento adatto per controllare se i gamberi sono rimasti, se sono cresciuti e se si accingono a riprodursi. È l'attimo più emozionante di tutto il progetto e bisogna andare di notte quando i gamberi escono dai loro rifugi. Eccoli, ce ne sono tanti, sono tornati a popolare un torrente da cui l'uomo li aveva cancellati. Non ci sono nemici in vista. Una femmina sotto il suo addome ha un autentico tesoro, decine di uova che porta con sé e protegge come la più sollecita delle chiocce. Rappresentano la speranza di futuro per la specie. Il gambero di fiume ha trovato al suo fianco un prezioso e inaspettato alleato nella lotta per la sua sopravvivenza. Un alleato che fino a poco tempo fa era causa dei suoi mali. Un'ulteriore strada per conservare la biodiversità del nostro pianeta è stata disegnata e aperta.